Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con TG Donna, il TG che dà voce alle donne. La puntata di oggi è dedicata esclusivamente al mondo del giornalismo, in modo particolare ovviamente al mondo del giornalismo al femminile. Cominciamo subito con il servizio della nostra redazione. Le donne anche nel giornalismo hanno dovuto sgomitare per emergere, una professione che per tanti anni è stata dominata dagli uomini in Italia. La prima donna assunta dal quotidiano La Stampa negli anni 50 è Gabriella Poli, anche se il primato nel mondo della carta stampata si deve a Matilde Serao, prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano, il Corriere di Roma, esperienza poi ripetuta con Il Mattino e Il Giorno. Negli anni 20 fu candidata 6 volte senza mai ottenerlo al premio Nobel per la letteratura. Tra le tante prime penne femminili ricordiamo Anna Kulishov, Margherita Sarfatti, Sibilla Reramo, Camilla Cederna e Oriana Fallaci. Tra le giornaliste che hanno raggiunto le vette del mestiere negli ultimi anni c'è poi Concita De Gregorio. Nel 2008 è stata direttrice di un quotidiano a diffusione nazionale, L'Unità. Stefania Tur viene definita la prima corrispondente di guerra della nostra nazione. Oriana Fallaci, la prima donna ad andare al fronte come inviata speciale, per poi raggiungere con il suo stile e il suo modo di lavorare i vertici del giornalismo mondiale. E cominciamo a conoscere le giornaliste di oggi, ospite della nostra trasmissione. Cominciamo subito con la carta stampata, Viviana De Vita. Cominciamo a conoscere il mondo del giornalismo, quello della carta stampata. Come funziona questo mondo che sembra tanto affascinante? Io mi occupo di cronaca giudiziaria, mi occupo di questo settore dal 2006 e la mia attività quindi consiste nel reperire le notizie che possono essere di interesse pubblico, quindi le mie fonti principali sono le aule del Palazzo di Giustizia dove si celebrano i processi, e in un periodo come questo dove con i nuovi media l'informazione corre sul web, la carta stampata deve dare qualcosa di più, e per me la cronaca giudiziaria è proprio questo, l'approfondimento che va oltre la notizia, oltre appunto il lancio web. Sicuramente quello del giornalismo è un mondo molto difficile, diventare professionisti è una strada lunga costellata di ostacoli e ci vuole quindi tanta passione, anche perché soprattutto nelle piccole redazioni dei quotidiani locali a tanta fatica non corrispondono sempre grandi gratificazioni economiche. Però io amo il mio lavoro perché penso che dia una grande possibilità, quella di dare voce a chi non ne ha, portando a galla situazioni che altrimenti resterebbero sommerse. Fare informazione significa esercitare quello che è un diritto, perché la collettività ha il diritto di essere informata, questa è proprio l'essenza della democrazia e per me è una grande responsabilità. Come si svolge la giornata tipo di una giornalista di cronaca giudiziaria? Io la mattina vado al tribunale dove appunto reperisco le informazioni e poi il pomeriggio lavoro da casa, perché ad un certo punto ho dovuto scegliere, avendo 2 bambine, la vita all'interno di una redazione senza orari, senza giorni festivi era diventata difficile, non era facile conciliare lavoro in redazione con la famiglia, quindi ho fatto un piccolo passo indietro e la mattina appunto lavoro in esterna e il pomeriggio scrivo da casa. Una giornalista dal vero particolare ed effervescente, parliamo di Rosita Sosto Archinio, giornalista di radio. Che piacere incontrare una persona, un professionista così brava, così brillante, così simpatica, tante qualità, quelle di Rosy, ci diamo immediatamente del tu. Una scelta professionale importante la tua. Raccontiamo ai nostri amici, alle nostre amiche a casa, qual è la tua attività, di che cosa ti occupi? Io mi occupo nel mio piccolo, di piccolo perché chiaramente ho iniziato a muovere i primi passi, non sono molti gli anni. Mi occupo principalmente di conduzione radiofonica, quindi nell'ambito del giornalismo, di programmi di approfondimento, di carta stampata e anche di web, eventi,
Senz'altro, quindi ufficio stampa di eventi, qualche volta un po' di TV, anche se forse non si direbbe perché insomma sono anche un po' emozionata. Raccontiamo un po' a casa, ci ascoltano in tanti, è un po' il sogno di tante ragazze fare la giornalista. La giornalista radiofonica ha un fascino particolare, come ci si prepara ad una trasmissione radiofonica? Questa è una gran bella domanda. Io devo fare un discorso un po' ritroso. Io nasco farmacista mancata, direi, che cosa c'entra insomma con il giornalismo. Ecco, quindi probabilmente fare la giornalista è diventato un'aspirazione che ho riconosciuto col tempo e nasce proprio con la radio. Io avevo questa passione ed ho ancora, è chiaro, l'ho canalizzata poi in quella che è la mia professione, per la radio. Quindi il mio percorso nasce proprio attraverso questa forte passione che io ho trascurato per degli studi paralleli assolutamente agli antipodi, e ho ripreso le redini di quella che poi è diventata la mia vita. Quando mi sono trasferita a Salerno, io sono napoletana, quindi mi trasferisco a Salerno e mi prendo il tempo per quest'anno sabbatico prima di avviare questo che è il mio percorso, che finalmente insomma ho portato a termine iniziando. Mi rendo conto che il mondo del giornalismo negli ultimi 20 anni è cambiato completamente. Dal tuo piccolo panorama, negli ultimi 10 anni, secondo te, che cosa è cambiato? Ecco, probabilmente è cambiato il modo di fare giornalismo. Il modo di fare giornalismo ora prevede che si debba essere sul pezzo praticamente sempre, 24 ore su 24, perché c'è la reperibilità delle notizie ora è alla portata di tutti. Quindi mio malgrado dico che se la carta stampata, io adoro scrivere, mi rendo conto che vive un momento di difficoltà insomma i quotidiani, no? Proprio per questo motivo, perché il web insomma ha preso piede e coraggio, però bisogna saperlo fare anche quello, non ci si può improvvisare, perché diciamo le notizie, le fake news, no? Cosiddette fake news sono dietro l'angolo, quindi bisogna stare bene attenti a cosa si scrive sul web, perché chiaramente è una vetrina anche di sciocchezze che a volte girano. Io sul web ho imparato a starci, proprio perché insomma non puoi improvvisarti giornalista sui social, ecco, i social media devono essere presi con le pinze, e nel mio piccolo insomma sto provando a vivere in questo mondo 4.0 che ormai ci rappresenta. E chiudiamo con la padrona di casa, la giornalista televisiva Sara Botte. Invece adesso con Sara Botte conosciamo un altro lato del mondo delle giornaliste, la giornalista televisiva. Che differenza c'è tra chi lavora nella carta stampata e chi invece in televisione? Allora, una prima differenza ovviamente è il mezzo utilizzato, che è chiaro a tutti, e la televisione deve essere più d'impatto, più veloce, più rapida. La carta stampata invece ha la necessità di una accuratezza, di una precisione e anche dei tempi differenti che ti permettono di spaziare diversamente. La televisione è più dinamica, diciamo, però hanno entrambi un grande fascino. Sara, ti ricordi il momento in cui hai deciso di fare la giornalista? Allora, mio padre aveva un Olivetti e quando ero bambina scriveva sempre con questa macchina da scrivere. Lui scriveva le tesi per gli altri studenti universitari, lavorava all'università, e io da bambina ho sempre amato proprio la macchina da scrivere,
e quindi iniziavo a scrivere lì sulla macchina da scrivere con i tasti, mi piaceva proprio il rumore, poi mi piaceva scrivere, scrivevo diari, scrivevo sempre, ho pensato che dovevo fare un lavoro che mi permettesse di fare della mia passione anche qualcosa che potesse aiutare anche le persone, perché la vedo un po' come una vocazione anche, tra virgolette, cioè se noi siamo nati in una parte del mondo che ci permette di avere tanti vantaggi, dovremmo cercare di approfittare anche delle possibilità che abbiamo avuto per cercare di mettere in luce quelli che sono i problemi che ci sono dappertutto. Mi sarebbe piaciuto fare l'inviata di guerra all'epoca, quando ho deciso, però poi le cose sono cambiate, insomma. Quanto è cambiato il mondo del giornalismo dall'Olivetti a oggi? È cambiato tantissimo nell'ultimo decennio con internet, perché io mi ricordo quando ho iniziato con la carta stampata, e utilizzavamo ovviamente i comunicati, le telefonate, adesso è tutto più rapido, dinamico, cioè si rischia di bucare una notizia in 3 secondi, perché poi si diffondono anche fake news tante volte. Quindi, dato che è cambiato tanto questo mondo ed è diventato sempre più rapido, per noi è anche più difficile. Da un lato ci facilitano i mezzi, dall'altro è difficile perché si rischia di non essere accurati e di non controllare magari bene le fonti. In tanti casi succede che poi delle notizie siano delle bolle di sapone, insomma bisogna stare attenti, molto attenti, oggi più di ieri, perché poi oggi chiunque può diventare un comunicatore, basta un telefonino e l'abbiamo visto, i video sono dappertutto, quindi è facile fare questo mestiere da profano, però farlo come si deve, secondo me, richiede una preparazione anche giuridica, perché mettere una penna in mano o un microfono davanti a una persona comporta poi dei rischi che molti giornalisti e molte persone intervistate non comprendono. È tutto, grazie per essere stati con noi, io come sempre vi aspetto, voi mi raccomando non mancate.